a tutti, sono Rebecca Magonio e sono una studentessa di lingue e letterature straniere. Questo video è dedicato a tutti gli studenti della scuola Edmondo De Amicis di Rosario in occasione del natalizio di Edmondo De Amicis, che si tiene proprio il 21 ottobre. Ma chi è Edmondo De Amicis? Che legame c'è tra l'Italia e l'Argentina? Lo scoprirete guardando questo breve video. Edmondo De Amicis, una figura così completa ma anche così complessa, uno scrittore, un giornalista, un militare ma anche un viaggiatore. Edmondo nasce il 21 ottobre 1846 ad Oneglia, siamo in Liguria, una regione del nord Italia e più precisamente una regione e una città affacciate sul mare. Il mare che fin da sempre è stato simbolo di viaggio, di scoperta ed è proprio il viaggio a caratterizzare la vita di Edmondo De Amicis. Edmondo infatti non rimarrà per sempre ad Oneglia, ma lascerà la città natale per trasferirsi in Piemonte, a Torino, dove frequenterà il collegio militare. Successivamente la famiglia si trasferisce a Modena, dove Edmondo riesce ad entrare nell'Accademia Militare. Sarà poi il successivo trasferimento a Firenze, in Toscana, che lo porterà ad affermarsi come giornalista professionista, più precisamente come giornalista militare. Questo lavoro lo porta a viaggiare, ad essere un inviato e quindi a scoprire diverse terre, diversi popoli, culture e abitudini diverse da quelle italiane. In questo periodo diventa anche direttore di un periodico, di una rivista militare che è chiamata l'Italia Militare. Durante i suoi viaggi egli scriverà quegli appunti, quei bozzetti che poi diventeranno i racconti e i libri che noi oggi abbiamo e che noi oggi possiamo leggere. Tra i vari viaggi si ricordano anche dei viaggi nel sud Italia, in Sicilia, per partecipare a dei convegni politici, ma anche all'estero. I vari viaggi all'estero sono stati molti sono stati differenti, si ricordano i viaggi in Spagna, in Francia, in particolare nella capitale Parigi, a Londra, in Marocco, a Costantinopoli e molti altri viaggi, come quello in Argentina. È stato fondamentale ed è stato centrale. Il viaggio in Argentina è iniziato l'11 marzo 1884, quando Edmondo De Amicis sta per partire dal porto di Genova. Lascia quindi l'Italia e attraversa un intero oceano su un piroscafo. Questa nave lo porterà in Argentina, a Buenos Aires, a Rosario, a Cordova e in molte altre città del Sud America. Ma perché l'Argentina e il Sud America sono così importanti per Edmondo De Amicis? Beh, dietro tutto ciò c'è un tema, che è il tema dell'Italia post-unitaria, un periodo storico, un periodo politico centrale per l'Italia e per gli italiani. Siamo nel dopo 1861, anno in cui l'Italia arriva ad una prima unità, quindi tutte le terre vengono unificate. Non sarà però l'unità definitiva, mancano ancora alcune terre che verranno unificate più avanti, negli anni successivi. L'Argentina diventa per Edmondo e anche per gli italiani simbolo di una seconda Italia, di una seconda casa. Le persone in Italia sentivano un forte sentimento patriottico, un forte sentimento nazionale di amore per la patria e quindi di quell'unità che era stata raggiunta. Ma nonostante ciò c'erano ancora molte difficoltà. Le persone infatti più povere, i ceti sociali meno abbienti e quindi i contadini erano costretti ad abbandonare la propria patria e anche parte della famiglia per trasferirsi in altri paesi. Uno di questi paesi era proprio l'Argentina. Le persone in Argentina si sentivano accolte, si sentivano abbracciate, sentivano nell'Argentina una vera e propria patria. Riuscivano ad essere considerati degli esseri umani e non più dei sudditi, degli schiavi, come lo erano in Italia. Quindi l'Argentina diventa un luogo che non è per loro estraneo, lontano, che fa paura. Vengono accolti, si integrano, lavorano e riescono ad essere riconosciuti come individui con una propria identità, con i propri diritti e libertà. Questo in Italia purtroppo ancora non accadeva. In Argentina oggi c'è un quartiere, il quartiere della Boca, dove si trovano diversi italiani, in particolare liguri,
emigrati. E quindi ancora oggi c'è questo legame, questa connessione tra diverse culture, soprattutto tra la cultura italiana e la cultura argentina, che si fonde proprio nella vostra terra. Tra i vari viaggi si ricorda anche il viaggio in Sicilia che il Mondo di Amicis fece per partecipare a diversi convegni e conferenze politiche, e poi anche il trasferimento, diciamo quasi definitivo, in Piemonte. Dico quasi definitivo perché in Piemonte, a Torino, rimarrà fino agli ultimi giorni della sua vita, però precisamente non morirà a Torino. Durante uno degli ultimi giorni della sua vita viene invitato in Liguria, a Bordighera, per partecipare sempre a dei convegni, a delle conferenze a cui prendevano parte diverse persone importanti di certo peso della città e purtroppo venne trovato morto nella stanza dell'hotel in cui alloggiava per una emorragia cerebrale. È stato poi portato a Torino e seppellito poi al cimitero monumentale di Torino. Quindi è stato un giornalista, è stato uno scrittore. Quale di queste attività ha caratterizzato di più la sua vita? Beh, non è semplice perché è riuscito ad unire tutte le diverse attività. Quindi è diventato il prototipo del viaggiatore, giornalista, scrittore. Durante i suoi viaggi portava con sé un diario di bordo, un diario di viaggio in cui annotava tutti i pensieri, tutti quei ricordi che poi sono diventati i suoi libri, che noi oggi ancora leggiamo. Diventa quindi un viaggiatore scrittore e dà inizio a tutta quella letteratura che è una letteratura di viaggio. Una letteratura che affronta le tematiche però storiche di quel tempo, quindi di un'Italia post-unitaria, di tutte le qualità, ma anche le difficoltà che l'Italia viveva in quel periodo. Tra le opere più importanti di Edmondo De Amicis ci sono Cuore e Dagli Appennini alle Ande. Cuore viene pubblicato il 17 ottobre 1886, che in quel periodo corrispondeva al primo giorno di scuola. Ma perché questo titolo, Cuore? Beh, per due motivi principali. Prima di tutto, il cuore rappresenta l'amore, l'amore per la patria, ma anche l'amore e l'affetto per la famiglia, per i figli. E i figli c'entrano in quest'opera, perché l'idea di scrivere questo racconto è venuta ad Edmondo proprio un giorno in cui si era recato fuori da scuola per andare a riprendere il figlio dopo le lezioni. E vide il figlio che accarezzò la guancia di un compagno che apparteneva ad una classe sociale più bassa. Non è bello parlare di povero o ricco, però al tempo si sentiva molto questa differenza sociale ed era ciò che Edmondo De Amicis non voleva. Nell'opera Cuore, Edmondo vuole trasmettere un sistema di valori fondamentali per nuove persone e soprattutto per una nuova società, quindi valori come l'uguaglianza, la fraternità, la solidarietà, il rispetto, la fede nel progresso. E Cuore è l'opera che al meglio esprime tutto ciò. E quindi è proprio da un ambito, che è l'ambito della scuola, che Edmondo De Amicis fa passare questi valori. Quindi la scuola diventa un veicolo per trasmettere degli insegnamenti importanti. La trama qual è? La trama è raccontata dal punto di vista di Enrico Bottin, questo ragazzino di terza elementare che racconta le diverse avventure vissute a scuola, i giorni di scuola, i compagni, i diversi compagni, e quindi mette in evidenza anche inconsapevolmente le diverse classi sociali a cui i compagni appartengono. L'opera ha avuto una grandissima diffusione, un grandissimo successo, soprattutto per quei valori trasmessi. È stata poi pubblicata anche fuori dall'Italia, in Europa, in tutto il mondo ed è diventata parte di quella letteratura pedagogica ed educativa che viene fatta leggere ancora oggi nelle scuole agli studenti.
Un'altra opera molto importante è intitolata Dagli Appennini alle Ande, pubblicata nel 1889. Come dice il titolo, Dagli Appennini alle Ande, ovviamente si parla di un viaggio che vede Edmondo dagli Appennini, quindi questa andare dagli Appennini, quindi da questa catena montuosa che percorre l'Italia da nord a sud, fino alle Ande, che sono una catena montuosa che si trova in Sud America, quindi attraversa tutto l'oceano, attraversa le difficoltà e conosce delle nuove terre. L'Argentina, come già ho detto prima, diventa la seconda patria, la seconda casa. La storia è raccontata da questo ragazzo, Marco, che lascia l'Italia per andare in Argentina in ricerca della madre, una madre che ovviamente è dovuta emigrare, che ha lasciato l'Italia per trovare un lavoro e quindi trovare del denaro che potesse essere utile per mantenere la famiglia in Italia. È una storia non tragica, però commovente perché mette in evidenza delle grandi difficoltà del tempo e soprattutto l'amore di questo figlio che ha deciso di lasciare l'Italia da solo e mettersi in viaggio per ricercare una madre lontana, chilometri e chilometri, in un continente lontano e diverso da quello che era l'Italia, da quello l'Italia, quindi l'Europa. E lo scopo era quello di approfondire delle problematiche che si verificavano in Italia, come quelle che ho esposto prima, quindi le famiglie più povere venivano emarginate, non venivano prese in considerazione dallo Stato italiano e quindi queste dovevano ricercare un nuovo luogo, un nuovo mondo, che era proprio l'Argentina. Questo nuovo mondo è un luogo che Edmondo De Amicis vede con nostalgia e vorrebbe che l'Italia imparasse un po' da questa regione, da questo paese, dei giusti comportamenti e tutto quel sistema di valori che in Italia sembrano essersi un po' persi. E quindi in Argentina si vede questa grande trasformazione dell'italiano, considerato prima un suddito e poi un vero e proprio essere umano. Edmondo De Amicis è stata una figura molto importante per l'Italia dal punto di vista storico soprattutto. Viene riconosciuto oggi, e appunto per ricordarlo ci sono diverse strade, diverse scuole, progetti che prendono il suo nome, per esempio c'è una via ad Oneglia, in Liguria, la sua città natale, che prende il suo nome proprio in ricordo di questa persona. Ci sono più di 500 scuole in Italia e nel mondo che prendono il nome di Edmondo De Amicis e la prima scuola che è stata fondata in Sud America è stata fondata a Montevideo, cioè la capitale dell'Uruguay. Ci sono diversi progetti scolastici, ovviamente progetti della scuola, perché l'istruzione era un tema che Edmondo De Amicis aveva molto a cuore e voleva che la creazione di cittadini consapevoli avvenisse proprio dalla base, quindi dalla scuola, dall'istruzione. Ci sono diverse statue nel mondo che raffigurano Edmondo De Amicis, c'è una statua anche a Torino, ovviamente in Piemonte, ma non è una statua che rappresenta Edmondo, è un monumento dedicato a lui che rappresenta però un'altra figura, è la seminatrice delle buone parole. La seminatrice diventa simbolo ancora una volta dell'istruzione, quindi colei che semina i semi che poi cresceranno e quindi diventa simbolo di conoscenza, di sapere, di scuola, di istruzione, di tutti quei valori che erano molto importanti per Edmondo De Amicis. Un'ultima cosa per evidenziare ancora come l'Italia e l'Argentina siano legate, sembra quasi legate da un'origine, è il gemellaggio che c'è tra la città di Imperia in Liguria e la città di Rosario in Argentina. Il 20 giugno, quest'anno, ma come ogni anno, si celebra la morte di Manuel Belgrano, che è colui che creò
la bandiera argentina e viene celebrato quindi come un eroe dagli argentini. Però questa figura aveva delle origini italiane, infatti il padre era un commerciante ligure, italiano. Quindi sembra quasi esserci una vera e propria connessione di sangue tra l'Italia e l'Argentina. Inoltre, per ricordare la figura di Manuel Belgrano, ad Imperia si trova anche un busto, bronzeo che raffigura, questo grande personaggio. Spero che, il video sia piaciuto, che sia utile. Ringrazio e saluto tutti gli studenti della Scuola Edmondo De Amicis, i professori. E soprattutto ringrazio la professoressa Melina Magonio che mi ha messo a conoscenza di questo progetto e che mi ha dato la possibilità di partecipare attraverso questo video. Un saluto a tutti e grazie ancora. Ciao!